Ma tu guarda come mi hanno lasciato la casa. Ma guarda qua, va. Piatti sporchi. Allora, dice che il fumo fa male. Figurati si faceva bene. Doveva essere vivo papà e cacciava tutto quanto. Questo succede quando la maleducazione si sposa con il consumismo. Dico io, siete consumisti? Allora consumate. Non è che mi ha lasciato i piatti mezzo piedi e mezzo vuoto, no? Eppure era tutta gente per bene. Oddio, per bene. Normale. C'era pure gli intellettuali. Ma perché gli intellettuali dovrebbero essere più, non lo so, dovrebbero essere spirituali. E invece qua spirituale. Alcol, non spirito. Mannaggia. Eh? Guarda là. Guarda questo, dove ha lasciato mezzo babà. Sopra la tomba. Mezzo babà lasciato sopra Platone. Ah, Platone mio, altri simposi tuoi, altri ospiti, quelli sì che erano intellettuali. Ah, mannaggia. Avete letto il simposio? È la cosa più bella che è stata scritta nell'antichità, il simposio. Simposio, detto alla buona, voleva dire cena. Invito a cena, come si svolgeva un simposio. Aveva delle regole fisse. Prima ci si lavava le mani, poi venivano gli schiavi e portavano il mangiare. O appena finito di mangiare ci si lavava le mani un'altra volta, poi arrivavano un'altra volta gli schiavi e portavano via tutto. O vuoi amico che non tenga gli schiavi? Vabbè. Poi, una volta che si era finito di mangiare, arrivava una flautista che si metteva a suonare il flauto, e poi dopo la flautista tutti quanti si mettevano una coroncina in testa, vedete così, era bello, e si beveva il vino, si beveva il vino. Il vino in genere era annacquato, un po' perché costava caro il vino, è un po' perché bisognava rimanere lucidi per la conversazione. E già, perché lo scopo proprio del simposio era quello, la conversazione. Si sceglieva un tema fisso, di interesse comune, e si discuteva. E si parlava, questo si faceva. Ah, vi voglio far vedere una cosa. Ma chiami se sta scarpa qua? Secondo me con la scarpa abbiamo proprio esagerato, eh? Allora, vi stavo dicendo, vi voglio far vedere un quadro di Feuerbach che ha come tema proprio il simposio. Ecco, qua stanno tutti gli invitati seduti e questo qui è Alcibiade che è arrivato con la sua corte a fine pranzo. I commensali del simposio di Platone erano 8, tutti uomini. La cena era stata organizzata da Agatone per festeggiare una sua vittoria in una gara di poeti tragici. Socrate arrivò tardissimo, praticamente alla frutta, perché si era fermato a pensare fuori la porta, in mezzo alla strada. Sì signore, proprio così, si era fermato a pensare. A Socrate queste cose capitavano spesso. Bello e buono, senza alcun preavviso, restava impalato. E a quel punto non c'era niente da fare, perché non sentiva niente, perdeva proprio la cognizione del tempo. Gli altri commensali invece erano Fedro, Pausania, Aristofane, quello lì è Erissimaco, poi c'è Agatone, il padrone di casa, Alcibiade e Aristodemo. Aristodemo è questo qui, vedete? Ed era un imbucato. Sì, perché nessuno l'aveva invitato a cena. Lui aveva saputo che c'era questa cena e si era infilato. Anche a quell'epoca c'erano gli imbucati. Venivano chiamati parassiti. Parassiti in greco vuol dire colui che mangia con. Il tema di conversazione scelto quella sera fu l'amore. Che cos'è l'amore?
come nasce l'amore? È una cosa bella o brutta? Fa soffrire oppure rende felici? Gli invitati di comune accordo decisero di parlare una alla volta a partire da destra. Il primo a parlare fu Fedro, il discepolo più caro di Socrate. Il dio amore, disse Fedro, è il più antico degli dei e rappresenta il legame tra chi ama e chi amato. Ma chi è più felice, chi ama o chi amato? Chi ama, disse Fedro, perché solo chi ama è posseduto dal dio. Detto fra di noi, io la penso esattamente all'incontrario. Per me chi ama soffre come una bestia, perché amore vuol dire gelosia, perché l'amore è una forma di esaurimento nervoso, secondo me. Chi amava al massimo si scoccia, più di questo niente. Comunque, il pensiero di Fedro fu accolto da un mormorio di consenso. E tutti dissero bravo, 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 dopodiché prese la parola a Pausania. All'inizio Pausania disse delle cose molto sensate. Disse ci sono due forme d'amore e conseguentemente anche due dee dell'amore. Afrodite Pandemia e Afrodite Urania. Come dire, l'amore materiale e l'amore spirituale. Io ho qui un quadro del Tiziano con l'amor sacro e l'amor profano. L'amor sacro ovviamente è quello vestito, l'amor profano invece è un po' più spogliatino. Ora, dice Pausania, l'amore materiale, quello cioè ispirato da Afrodite Pandemia, lo si può provare sia per i maschi che per le femmine, mentre invece l'amore spirituale, quello di Afrodite Urania, lo si può provare solo per i maschi. Io da ragazzo, nella mia ignoranza d'allora, non mi scandalizzai molto per questa frase di Pausania, anche perché siccome Pausania aveva il nome che finiva per A, io pensavo che Pausania fosse una donna e quindi diceva è logico che per lui è meglio amare gli uomini. E invece no, Pausania era un uomo, anzi era un gay. Dopo Pausania prende la parola Aristofane che disse io vorrei capire il motivo per cui gli esseri viventi si spingono gli uni nelle braccia degli altri e a questo proposito intendo raccontarvi una storia. In tempi antichissimi i primi esseri viventi non erano come noi, avevano quattro gambe e camminavano, ecco, come i gamberi, guardate, camminavano, potevano andare in avanti, indietro, a sinistra, a destra, camminavano così. E avevano, oltre che quattro gambe, avevano anche quattro braccia, quattro orecchie, due nasi, insomma erano tutti al doppio. Sessualmente parlando poi potevano essere di tre tipi, potevano essere maschi maschi e avevano entrambi i sessi maschili, oppure femmine femmine, due sessi femminili, e poi c'erano gli androgeni che avevano il sesso maschile e il sesso femminile. Però questi esseri, come dire, erano scostumati, bestemmiavano, se la prendevano con gli dèi, e Zeus un giorno si arrabbiò moltissimo, prese e li spaccò tutti a metà con una spada, zac, 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 zac. E loro improvvisamente rimasero in equilibrio precario, rimasero su due gambe soltanto, non sapevano nemmeno come muoversi, perché non si erano ancora abituati a camminare su due gambe, a saltelloni, procedevano così, a saltelloni, e poi soprattutto erano infelici. Eh sì, erano infelici perché la metà maschio cercava la metà femmina, la metà femmina cercava la metà maschio, e quando poi provenivano da un essere maschio maschio, e allora succedeva che la metà maschio cercava la metà maschio, e così si spiega anche l'omosessualità. Vabbè, dopo Aristofane fu il turno di Agatone, però io per quanto mi ricordo mi sembra che Agatone non abbia detto nulla di interessante. Io lo passerei e se Dio vuole farei parlare la nostra star Socrate. Eccolo qua, Socrate, lo vedi? Il vecchio saggio come prima cosa volle fare un commosso ringraziamento ad Agatone, il padrone di casa. Poi si mise a raccontare una strana storia. Un giorno, disse, sull'Olimpo si festeggiava la nascita di Afrodite. Erano presenti tutti gli dei, a eccezione di Penia, la dea della povertà, che non avendo un vestito adatto alla cerimonia non era stata invitata. La poverina però venne lo stesso e si appostò dietro la porta, stavo dicendo del ristorante, del salone delle feste, nella speranza che qualche dio le gettasse un avanzo, che so io, una coscetta di pollo.
Ebbene, uno degli dei, Poros, l'espediente, o se preferite l'arte d'arrangiarsi, avendo bevuto troppo nettare, a un certo punto si sentì male e volle uscire all'aperto, ma non fece nemmeno in tempo a mettere un piede in giardino che svenne proprio ai piedi di Penia. Ora, mettiamoci nei panni di questa disgraziata. Lei era la più povera di tutti gli dei. Poros era il più furbo di tutti gli dei. Ora, con chi si deve accoppiare la povertà se non con l'arte d'arrangiarsi? E allora Penia si sdraiò accanto a Poros e dalla loro unione nacque un bambino, a cui fu dato nome Amore. Vediamo ora come Socrate ci descrive questo bambino. Amore non è né bello né delicato come pensano molti, ma a somiglianza della madre è duro, scalzo, peregrino, uso a dormir nudo per terra e con la miseria sempre in casa. Come suo padre invece è insidiatore dei ricchi, è coraggioso, audace, risoluto, sempre pronto a escogitare nuovi trucchi per sopravvivere, è inventore di trappole, curiosissimo di intendere e via dicendo. Ebbene, ditemi se questa non è la descrizione di uno scugnizzo, o quantomeno l'immagine oleografica che da sempre ci viene contrabbandata per quella dello scugnizzo napoletano. Ora ci si chiede, cosa voleva farci capire Socrate dicendo che l'amore è figlio della povertà? Io in proposito ho una teoria. Supponiamo che uno di voi vinca la lotteria nazionale, una da 10 miliardi. Come prima cosa mi comprerei una casa. Ma non una casa in condominio. Io sono stato tutta la vita in condominio, che faccio? Adesso tengo 10 miliardi, continuo a vivere in condominio? No, con i vicini di casa, per l'amor di Dio. Io voglio una bella villa. Una villa magari un po' fuori mano, ma con delle alte mura di cinta, e poi ci vorrei mettere dentro dei mastini napoletani nel giardino, un segretario personale e i gorilla. E già, perché quando uno è molto ricco ha bisogno anche dei gorilla. Vuol dire che se qualcuno vuol parlare con me, prima parla col segretario personale, poi parla con i gorilla, poi parla con i mastini napoletani e poi parla con me. In breve tempo il mio cuore...